Dati sul contagio da Covid nel nostro paese, sembrano dati immutabili, effettivamente sono sempre identici, purtroppo non scende il contagio, non so se li abbiamo anche in grafica, 6735, eccoli qua i nuovi casi, 58 ancora le vittime, un tasso di positività al 2,2%. A far notizia, soprattutto le parole di ieri in conferenza stampa di Mario Draghi, che alla domanda se dopo di fatto l'approvazione da parte di EMA e AIFA ufficiale del vaccino, dunque non più in via emergenziale, si andrà possibilmente all'obbligo vaccinale nel nostro paese, ha detto sì e ha detto sì anche alla terza dose. Di questo anche parleremo tra poco con il professor Bassetti. Professore, grazie per essere con noi. Avrà sentito anche le parole di Draghi, di testimonianza, di vicinanza contro quella che ha chiamato un'odiosa campagna da parte dei No Pass, dunque tutti quelli che sono stati minacciati, lei in primis. Tra poco saremo da lei, professore. Prima però andiamo a vedere cosa succede in Italia. Siamo a Venezia, innanzitutto. Sì, Gianluca, siamo a Venezia, secondo anno della mostra del cinema in era Covid, quest'anno aperta al pubblico, ma con ingenti misure di sicurezza anti-Covid. Ci dovrebbe essere per noi la nostra inviata, Rosanna Cacio, in compagnia del questore di Venezia, Maurizio Masciopinto, con il quale vorremmo fare un po' il punto di quali sono appunto le misure adottate affinché questo festival si svolga in totale sicurezza. Esattamente, esattamente. Possiamo dire che qui senza Green Pass non si varca, vero, questore? No, diciamo che in quest'area è possibile accedere. Senza Green Pass, ma in questa area esclusivamente questo perimetro esterno. Poi all'interno, naturalmente, dove si entra nelle zone delimitate, lì invece è obbligatorio. Da qui, diciamo, parte l'area di sicurezza. Come vedete ci sono i controlli e quindi ci sono i controlli lì a borse, bagagli. Quindi da questo momento esiste una sorta di bonifica complessiva rispetto all'area, alla bolla che rappresenta l'area della mostra. Adesso noi possiamo togliere le mascherine perché abbiamo passato i varchi, giusto questore? Sì, qui è stato stabilito un regolamento complessivo anche in relazione all'emergenza Covid. Naturalmente il piano della sicurezza è un piano complessivo che riguarda varie tematiche, tra cui anche quello appunto della sicurezza sanitaria. Tra l'altro ci sono tantissimi varchi, vero questore? Non è soltanto questo, ce ne sono quanti? Ci sono 9 punti di accesso con 9 varchi, tutti naturalmente vigilati da tutte le forze dell'ordine che operano in grande sinergia e quindi la mostra ha stabilito un protocollo di sicurezza sanitario che si è andato a integrare con tutti gli altri protocolli di sicurezza complessivi che devono garantire una mostra che si svolga nella massima serenità per tutti naturalmente. Almeno quante forze dell'ordine sono state coinvolte? Ma noi qui abbiamo quotidianamente circa 300 tra donne e uomini delle forze dell'ordine impegnati in varie naturalmente attività di controllo, su varie, i varchi sono 9 punti di accesso, quindi tutto un sistema di sicurezza che si muove attorno a quest'area. Immagino che Gianluca. insomma anche chi si sta sforzando per la sicurezza sia il primo soddisfatto ad aver rivisto sul palco Benigni, ad aver rivisto la vita anche del cinema che è tornata, quindi ringraziamo il questore, ringraziamo te che sappiamo poi adesso ci devi invece raccontare tra pochi minuti quanto sta accadendo sotto il punto di vista dello spettacolo. Grazie a te, grazie al questore di Venezia, un saluto, come detto con noi c'è il professor Bassetti. Professore, innanzitutto le chiedo confortato, in qualche maniera contento anche delle parole di Mario Draghi, di vicinanza. Dopo le minacce, insomma, dei No Vax, No Pass, ha detto a tutti coloro che stanno facendo informazione scientifica sul vaccino e sul Covid. Molto, io devo dire che nella giornata di ieri, prima ho incontrato il procuratore della Repubblica di Genova, il dottor Pinto, che mi ha garantito che la magistratura farà tutto quello che è in suo potere per agire rapidamente. Poi alla sera sentire le parole di Draghi, che non solo ha giustamente in qualche modo detto che le persone che fanno divulgazione vanno tutelate, ma poi ha espresso parole di grande valore, soprattutto sui vaccini. Da una parte ha in qualche modo sdoganato la terza dose, su cui sapevamo che ci saremmo arrivati, almeno per alcune categorie, ma soprattutto ha detto una parola, credo definitiva sul fatto che se le persone non si convinceranno a vaccinarsi, in qualche modo si dovrà provvedere
l'obbligo. È evidente Ecco, che su questo dovrà su essere la questo, politica. professore, non pensa che però si possano in qualche maniera esacerbare gli animi di tutti coloro che ancora non vogliono vaccinarsi, vedono nel vaccino il male assoluto, con tutta l'informazione che c'è, e quindi di fronte all'obbligo possano ancora più irrigidire le loro posizioni? Ma guardi, il problema è questo. Io, come detto, e l'ho già detto con voi nelle puntate precedenti, ho fatto proselitismo per gli scorsi 7-8 mesi e alcuni si sono convinti e hanno deciso di vaccinarsi, di vaccinare i loro figli. Altri, nonostante quello che continuiamo a dire, continuano ad essere convinti del fatto che è meglio non vaccinarsi. Di fronte a questo, la politica deve fare una scelta. Rischiare di andare nel prossimo autunno-inverno a far saltare per aria il sistema sanitario nazionale oppure decidere di tutelarlo. Quindi io da medico non posso che dire che sarebbe bene che la gente si vaccinasse. Poi come arrivare a far vaccinare le persone, quello ci deve pensare la politica. Quindi io credo che sia finito il momento in cui dobbiamo essere noi a tenere il cerino in mano. La politica deve fare delle scelte. Certamente l'ondivaghismo di alcuni non ha aiutato, perché non si può essere un giorno per i vaccini e il giorno dopo contro i vaccini, come sta facendo qualche partito politico. È evidente che ci vogliono delle scelte chiare. Mi pare che Draghi ieri abbia dimostrato una volta di più che è la Su persona giusta al questo posto giusto e è stato si è assunto molto anche delle grandi netto, è responsabilità. stato molto netto e molto, molto lapidario. Roberta. Sì, Gianluca, e adesso andiamo in diretta al porto di Civitavecchia dove c'è Flavia Marimpietri, perché come sapete dal 1 settembre il Green Pass è obbligatorio oltre che sui treni a lunga percorrenza, sugli aerei, anche sui traghetti. E allora, Flavia, com'è la situazione a Civitavecchia? Tutto procede regolare, anche se con qualche rallentamento fisiologico dovuto alle operazioni di controllo dei Green Pass. Come vedete, le automobili in coda sono moltissime e da moltissime ore. Questi sono i passeggeri che si imbarcheranno per Palermo. La nave parte alle 20:30 e sono già qui da 3-4 ore. E come vedete, gli operatori della compagnia portuale, della compagnia di navigazione, controllano i Green Pass. Vediamo, ecco, come sta andando la situazione. Voi avete già fatto i controlli? Green Pass va tutto tranquillo. Vediamo anche, ci sono come vedete motociclisti, automobilisti, signori in attesa. L'è stato controllato? Certo. È favorevole l'introduzione del Green Pass per partire oppure? Sono molto favorevole perché altrimenti non vedo altre alternative per tornare alla vita che avevamo precedentemente al Covid. Benissimo, vediamo anche qui dei camperisti. Non so se andate in vacanza e se siete d'accordo con l'introduzione del Green Pass che avete. Io sono molto d'accordissimo che il Green Pass è utile. Bene, ricordiamo che per partire, per imbarcarsi, quindi o si presenta il Green Pass al check-in, quindi qui dove siamo in questo momento attraverso gli operatori di navigazione, oppure nel momento in cui si acquista il biglietto in biglietteria, il ticket non viene emesso se il passeggero non possiede il Green Pass. Quindi questa è la situazione e. Grazie Flavia, grazie. Grazie mille A Flavia, voi Gianluca. Professor Bassetti, allora, ieri il Premier Draghi ha detto che il Green Pass, l'obbligo di Green Pass verrà esteso anche ad altre categorie. Quali potrebbero essere? Lei che ne pensa? Quali dovrebbero essere i prossimi passi del governo? Beh, allora, tanto c'è da sanare un problema. Se al ristorante l'avventore va dentro col Green Pass, mi pare evidente che chi ci lavora, dai cuochi ai camerieri, non può non avere il Green Pass, e questo mi pare un primo passaggio. Dopodiché la scuola è evidentemente il secondo, le forze dell'ordine sono di nuovo una di quelle che non ne può prescindere, ma io credo che il Green Pass in generale sia uno strumento di sicurezza per tutto il lavoro. In generale, io in uno stabilimento con una variante come la Delta, che oggi ci dice l'Istituto Superiore di Sanità che praticamente rappresenta il 100%, abbiamo una malattia infettiva che ha un R con 0 pari a 8. Cioè, voglio dire, rispetto alla malattia iniziale che aveva un R con 0 pari a 2,5-3, qual è la differenza? Che un anno e mezzo fa, se in un ambiente io, anche di lavoro, avevo l'infezione, contagiavo al massimo 2-3 persone. Oggi con la variante Delta ne contagio fino a 8. Addirittura ci sono gli studi che dicono che contagio fino a 10. Quindi questa non è più un'influenza dal punto di vista della contagiosità, è molto più simile alla varicella.
Allora, mettere in un luogo di lavoro uno che potenzialmente ha la varicella e avere, come dire, tutti gli altri lavoratori in quell'ambiente non vaccinati, evidentemente è un rischio sia per i vaccinati che per, chiaro, i non vaccinati, ma è un rischio in generale per gli ambienti di lavoro. Quindi rendere ambienti di lavoro più sicuri è compito in qualche modo evidentemente della politica. Oggi il vaccino certamente non è uno strumento perfetto, cioè non azzera il rischio, ma lo riduce di molto. Ecco, professore, che cosa pensa di quello che ha detto invece il ministro dell'istruzione, cioè che in una classe dove tutti gli alunni sono vaccinati, via le mascherine? Non è un po' azzardata, concordo, come proposta? Guardi, è un azzardo, però credo che sia in qualche modo quello che già gli americani hanno detto da più di 6 mesi. In un mondo in cui siamo tutti vaccinati, non ha più senso né mettersi le mascherine né fare i tamponi. Perché? Perché siamo tutti coperti per la forma grave, per l'andare in ospedale, per avere, quindi, la grande maggioranza di noi. E quindi è evidente che in un ambiente in cui siamo tutti vaccinati, come l'ambiente scolastico, docenti e ragazzi, probabilmente si può anche evitare di mettersi la mascherina. Io credo che a questo, non so se ci arriveremo nel breve, ma sicuramente dobbiamo tenderci per la prossima primavera. Oggettivamente, quindi, oggettivamente in classe, in presenza, con le mascherine, la prossima primavera levarci tutte le mascherine. Lo sogniamo per noi, lo sogniamo soprattutto per i nostri figli, i nostri in figli, classe, che non vedono il sorriso, l'espressione dei loro compagni. Insomma, è qualcosa a cui ci siamo adeguati, ma insomma non può essere per sempre. Professor Bassetti, grazie per essere stato con noi, una buona serata. E noi adesso